Per padre Fidenzio Volpi, francescano morto in circostanze oscure, si chiede verità e giustizia. Con un procedimento giudiziario e anche con una pubblicazione scritta dal suo consulente giuridico Mario Castellano e dalla nipote Loredana Volpi, moglie di Mario Pianesi. Padre Volpi era stato nominato commissario del Papa per risolvere il conflitto dei francescani dell'Immacolata con la Chiesa conciliare. Il suo lavoro porta però alla scoperta di attività losche legate a traffico di droga e ingenti capitali trasferiti all'estero. Ne nasce un conflitto con i referenti dell'ordine che si conclude con la misteriosa malattia e la sua morte. È stato avvelenato? Chiedono gli autori. Alla domanda dovrà rispondere la magistratura. Procedimento penale, al momento c'è una richiesta di archiviazione. Sì, ma la richiesta di archiviazione dovrà essere valutata insieme con la nostra opposizione alla archiviazione. La nostra opposizione è stata naturalmente già presentata dal giudice per le indagini preliminari, quindi noi attendiamo con fiducia l'udienza del giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se concedere l'archiviazione o non concederla. Se non la concede, dovrà disporre nuovi atti istruttori. Quello più importante di tutti è l'autopsia sul corpo. Padre Volpi muore a Roma al Policlinico Gemelli il 7 giugno 2015. A detta dei medici legali si possono ancora recuperare gli organi interni, che sono i più importanti per valutare se c'è stato avvelenamento d'arsenico. Cioè, se ancora, a parte che l'avvelenamento d'arsenico si può addirittura scoprire attraverso un esame dei capelli. È stata fatta l'autopsia al corpo imbalsamato di Napoleone perché i francesi sospettavano che gli inglesi l'avessero avvelenato con l'arsenico. Quindi l'autopsia, in quanto riguarda tutto il corpo, quando anche ci fossero solo le ossa, è sufficiente quello per valutare se c'è stato avvelenamento d'arsenico. Ma non ci sono solo le ossa, è ancora possibile fare un esame, si chiama, credo, istologico, sugli organi interni. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi alla libreria Il Messaggio dell'Icona, a pochi metri dal Vaticano. Papa ci ha dichiarato apertamente, ricevendo la signora Volpi e suo marito, il professor Pianesi, che condivide la nostra istanza, il nostro desiderio che sia appurata la verità e che sia fatta giustizia. Comprende e condivide. Queste sono state le parole che ha usato. Una vicenda non solo interna al mondo della Chiesa, ma con tanti peccati di omissione. Ma durante la vita di Padre Volpi, l'autorità ecclesiastica a cui lui rispondeva ed era molto obbediente, perché è un uomo che ha speso tutta la vita al servizio della Chiesa e per lui il voto di obbedienza era importantissimo, e queste autorità secondo me non hanno saputo valutare la gravità della situazione che Padre Volpi affrontava, non hanno saputo comprendere che Padre Volpi a un certo punto si stava scontrando con la camorra e stava fermando un ingranaggio malavitoso. L'avere quasi fermato, anzi fermato per quanto stava in lui, questo ingranaggio gli è costato la vita. Forse la sua vita si sarebbe potuta salvare se, anziché essere abbandonato e anzi osteggiato, fosse stato sostenuto dalle autorità a cui rispondeva.